Gloria a Dio. Durante l'adorazione sentivo proprio nel mio cuore l'approvazione di Dio. Come se il Signore dicesse: questa è la strada da percorrere. E che lo Spirito Santo ci aiuti sempre del continuo. Ogni servizio di salire altri gradini nell'ambito dello Spirito. E devo dire, questa è una parentesi. Per alcuni forse c'è il pensiero quando finisci di cantare. Sappi pure che se tu non entri a far parte di questo che ciò che è richiesto da Dio, rimarrai fuori fino al punto di andartene. Il Signore è alla ricerca di veri adoratori. Quanto siamo? Veri adoratori, sinceri adoratori, che l'adorano in spirito e verità. Io credo che arriverà un giorno quando adoreremo due o tre ore senza nemmeno accorgercene, dimenticheremo anche del pranzo, perché questo sarà il nostro cibo. Alleluia. Non ti preoccupare, abbiamo tutto visto. Alleluia. Meraviglioso Padre. Atti capitolo 2. Stiamo trattando il soggetto atti di adorazione. Qualcosa che il Signore mi ha fatto vedere proprio ieri riguardo a questo percorso che stiamo facendo, riguardo agli atti di adorazione. È chiaro che quando quello che abbiamo fatto stamattina è uno degli atti di adorazione, ma la nostra vita deve essere un'adorazione a Dio. Cosa significa adorazione? Ok, cosa significa adorazione? Prostrarsi, ecco. Adorazione significa inchinarsi, prostrarsi davanti ad una sovranità, qualcuno che si stima maggiore, superiore, sovrano, il più alto. E ogni cosa che facciamo in sottomissione a Dio stesso e alla sua parola diventa un atto di adorazione. Quando eravamo nel mondo, non conoscevamo il Signore, ci veniva difficile ad amare il nostro prossimo come noi stessi. E qualcuno direbbe pure ora. Ma amare il nostro prossimo come noi stessi è un atto di adorazione. E qualcosa che il Signore mi mostrava ieri è che qualsiasi volta c'è un atto di adorazione, qualcuno viene premiato. Ho voluto capire esattamente cosa mi stava mostrando il Signore. Qualsiasi volta svolgiamo un atto di adorazione, qualcuno viene premiato. Andiamo prima di leggere il capitolo 2, andiamo in Matteo. Andiamo al capitolo 6. Leggiamo dal versetto 2.
Quando dunque fai le... Ci siamo? No, non ci siamo, ci siamo? Okay. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te. Parlando di tromba, un'altra parentesi. Giovedì sera, vi ricordate, abbiamo detto che sta squillando un'altra tromba. E Lidia stava leggendo un articolo che è stato scritto in America, perché c'è qualcosa che sta succedendo nel mondo e in maggior parte sta succedendo in Israele, in Israel, dove la gente camminando per le strade ode il suono di trombe. E questo successo è stato riportato in diverse parti del mondo, dove la gente sta cominciando a sentire, ode il suono di trombe, e tutti si chiedono, ma da dove viene questo suono? È il suono della tromba che precede il suono della tromba. Quanti di voi sapete che Gesù ritornerà al suono della tromba? Alleluia. E il Signore sta preparando il suo popolo per il ritorno di Cristo. Alleluia. Quella è una parentesi. Ritorniamo. Versetto 2. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Chi fa l'elemosina o chi aiuta un mendicante o aiuta un povero, qualcuno che non riesce ad aiutare se stesso, non ha l'occasione di farlo. Se tu hai l'occasione di farlo, non farlo vantandoti di quello o facendoti vedere dagli altri, dallo in segreto. Questa è l'unica, fare l'elemosina, dare al bisognoso, è l'unica volta che la scrittura usa non far sapere alla mano destra ciò che fa la mano sinistra. Solo l'elemosina non parla di decime e non parla di offerte, parla solo dell'elemosina. Quindi non far sapere agli altri il bene che tu hai fatto. Sì, io ci feci, l'ho aiutato, sai fratello, l'ho aiutato. Amiamola a dire. Non c'è bisogno. Se vuoi un premio da me non lo riceverai, ma se lo fai in segreto, è Dio che è nel segreto, Egli ti premierà. Alleluia. Quindi c'è un premio. Sapete che anche dare l'elemosina è un atto di adorazione. È Dio che vede nel segreto, ti dà la ricompensa. Andiamo al versetto 5. Dice, quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e gli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. La preghiera è un atto di adorazione. E vediamo che c'è un premio. Il Signore dice, se lo fai davanti agli altri per essere visto, quello sarà il tuo premio, che ti vittero l'ausci. Quanti di noi vogliamo essere premiati da Dio? Amen. Alleluia. Lavora nel segreto. E Dio che è nel segreto ti darà la ricompensa. Alleluia. Versetto 16. Ora, quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per mostrare agli uomini che digiunano. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia per non mostrare agli uomini che digiuni, ma al Padre tuo, che è nel segreto, è il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa pubblicamente. Tre atti di adorazione: l'elemosina, la preghiera e il digiuno.
E Gesù qui ci insegna che noi siamo premiati per questi atti di adorazione verso Dio. E leggendo questo passo di scrittura ho detto, ma allora Signore, qual è il premio di questo che stiamo leggendo in Atti capitolo 2? Ritorniamo adesso a Atti capitolo 2. Leggeremo dal versetto 37. Dice, ora essi, udite, ci siamo, Atti capitolo 2, 37, ora essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli, uomini e fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi, è per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Qui era Pietro che predicava. Se non sbaglio, questa è la quarta volta che trattiamo questo. Pietro era qui che predicava. Ebbe lui una ricompensa. Quanti di noi crediamo, veramente crediamo che noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo Gesù? Ti importa se il premio lo ricevi tu o lo riceve Cristo? Aspetta che lo ripeto. A te importa che il premio lo ricevi tu o lo riceva il Signore? Nizza, non siete convinti, nessuno si sbilancia. Ah? Noi siamo coeredi. Noi siamo? Coeredi. Coeredi. E coeredi. Tutti e due. Tutti sì. Allora. A noi non dovrebbe importare in maniera assoluta chi viene premiato. Se il premio mi viene messo in mano, grazie Signore, è per te. E se il premio viene messo nelle mani di Gesù, il Signore viene verso di me e dice, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, tu fai parte di me, siamo uno. Anche tu hai ricevuto lo stesso premio. Importa veramente chi riceve il premio? Ma qualcuno riceve il premio. La difficoltà di molti cristiani è che vogliono ancora essere premiati. Io devo ricevere qualche premio, se faccio qualcosa per il Signore, io devo essere premiato. No, ma se il premio va a Gesù Cristo, quello è il tuo premio, è il mio premio. Ma bello figlio di Dio, sei stato premiato attraverso un mio atto di adorazione. Alleluia. Pietro si sentiva coerede con Cristo Gesù e andò a predicarlo. E con una predicazione, 3.000 persone vengono a convertirsi. Chi è stato premiato? Chi è stato premiato? Sia Pietro che Gesù. Perché Pietro è un membro del corpo di Cristo, è in Cristo. Quanti noi siamo in Cristo? Se viene premiato lui, siamo premiati anche noi. Se siamo premiati noi, è premiato lui. Siamo la stessa cosa, quanti voi vi sentite una stessa cosa con Cristo? Amabile Cristo, alleluia.
Gloria a Gesù Cristo. E questa è la predicazione. Veniamo premiati quando predichiamo la parola di Dio. Il premio è la salvezza delle anime. E quando una persona si converte a Gesù Cristo, è un premio per lui. Grazie che mi hai chiamato, grazie che mi hai affidato questo compito. E tutte le anime che vengono, Signore, sono i tuoi, perché tu per eccellenza sei il sommo sacerdote e il sommo pastore. Alleluia. Fratelli, ma che privilegio che abbiamo, un grandissimo privilegio. Noi siamo tra i più privilegiati di lavorare con il Re dei Re e Signore dei Signori, il Figliolo di Dio, l'Onnipotente, l'Onnisciente. Egli è il tutto, è per Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui, tutto rientra nella Sua persona. Alleluia. Nella predicazione il premio sono le anime. Vado velocemente perché voglio coprire tutti. Numero 2, versetto 40 dice: con molte parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque, versetto 41, che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Ricevettero la parola, lietamente la ricevettero, la fecero, si appropriarono della parola, la ricevettero con gioia. E questo fu un atto di adorazione. Quale fu il premio? Diventarono figlioli di Dio, sono stati premiati per fare un atto di adorazione. Signore, io accetto ciò che tu hai da dirmi. Abbraccio la tua parola, abbraccio il tuo invito e dico sì al tuo invito. Quale fu il loro premio? Egli venne ai suoi, Giovanni 1,12, egli venne ai suoi e i suoi non lo ricevettero. Ma quanti lo hanno ricevuto, a loro Dio ha dato l'autorità di diventare figliuoli di Dio, per coloro che chiamano o invocano il suo nome. Alleluia. Glorioso, questo è il premio della predicazione, è il premio dell'accettare Cristo. E tutto, il primo è un atto d'adorazione, anche il secondo è un atto d'adorazione. Passiamo al terzo atto di adorazione. Anche in questo dice, versetto 41, quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente, cosa fecero? Furono battezzati, cioè presentarono i loro corpi. Cosa dice Paolo ai Romani capitolo 12? Di presentare i vostri corpi come un sacrificio vivente. E quale fu il premio di questo presentare i nostri corpi? La trasformazione. Dio desidera trasformare la nostra vita attraverso la presentazione. Sai, nessuno entra nelle acque battesimali e non puoi forzare nessuno a scendere nelle acque battesimali. È una loro scelta. Ma chi si identifica con Cristo sceglie. Gesù l'ha fatto. Lo faccio anche io, scendo nelle acque, è come presentare il tuo corpo al Signore. Signore, io scendo nelle acque battesimali, vado oltre. Questo fu il terzo, presentare i nostri corpi. È un'altra cosa, sempre lo stesso, 41 e 42, essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E qui vediamo anche con il battesimo ubbidienza agli ordinamenti. È un atto di adorazione scendere nelle acque battesimali, è un atto di adorazione partecipare alla Santa Cena, è un atto di adorazione quando ti sottomette qualcuno, un uomo di Dio, una donna di Dio, ti impone le mani trasferendo l'unzione dello Spirito Santo. È un atto di adorazione. Questo che sto facendo in questo momento è un atto di adorazione. Un atto di adorazione.
di cui Dio se ne compiace. Che cosa? Qual è il premio? Le parole di Paolo, 1 Corinzi 11, 2, di ciò vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Vi lodo. Il premio? Essere lodati. No, solo il Signore si loda. No, no. Sapete che cosa vuol dire all'originale questa parola loda? È epaineo. Epaineo significa un applauso, vi faccio un applauso. Non dire che mai qualcuno religioso che dice che nel Nuovo Testamento non si trova la parola applauso. Epaineo significa applaudire, acclamare. Chiunque si sottomette agli ordinamenti di Dio. E Paolo dice: io vi lodo, fratelli, perché camminate in ubbidienza alle cose che io vi ho trasmesse. Ubbidienza. Ubbidienza è un atto di adorazione. Il premio è la lode. E guarda quest'altra, Matteo 3, 15 e 17, dice: Gesù si avvicina a Giovanni Battista per essere battezzato. E vi ricordate come Giovanni Battista rifiuta, dice: no, 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 devi essere tu a battezzare me. Ma Gesù insiste e dice: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Quando ubbidiamo agli ordinamenti di Dio, che Gesù ha stabilito nella sua Chiesa, è un atto di adorazione. Il battesimo in acqua è un atto di adorazione. Per questo il momento in cui Gesù ubbidisce ed entra nelle acque battesimali, si squarciano i cieli e lo Spirito Santo scende in forma di colomba e si appoggia sulla sua vita per conferma. E una voce dal cielo disse: questo è il mio amato figlio. Una dichiarazione: questo è il mio amato figlio. Io credo che ogni volta che ubbidiamo il Signore nella partecipazione dei battesimi, della Santa Cena, dell'imposizione delle mani e tutte queste cose, io credo che il Signore viene lodato e glorificato, e non solo. Il nostro premio, il mio premio, il tuo premio è quello dell'approvazione di Dio, e dice: sì, questi sono i miei figli, stanno seguendo i miei ordini, stanno facendo la mia volontà per come io gliel'ho trasmesso. Numero 5, lettura della parola, 2:40, versetto 42 dice: ed essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Apocalisse 1:3 dice: beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e osservano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. La lettura della parola porta felicità. La parola beato significa felice. Felice, vuoi essere felice nella tua vita? Leggi la parola di Dio, metterà un sorriso sulle tue labbra. Te ne accorgerai quanto buono il tuo papà è. Te ne accorgerai quanto coinvolto con la tua vita è e quanto ti segue e quanto per lo Spirito ti guida a leggere il proprio l'ordine del giorno, a capire esattamente quello che vuole comunicarti in quel giorno stesso. Alleluia. Questo è il punto, la lettura della parola. Il premio è la felicità. Numero 6, sempre lo stesso versetto 42. E però faccio questo riferimento in 2 Timoteo 3:15, è che sin da bambino, Paolo scrive a Timoteo, hai conosciuto le sacre scritture, questo è lo studio della parola, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Lo studio della parola, qual è il premio? Saggezza a salvezza. Cosa voglio dire?
ti farà capire esattamente come sei salvato, come il Signore ti ha salvato, come ha salvato già il tuo spirito, ha vivificato il tuo spirito e come sta lavorando nella tua anima per portarti alla santificazione perfetta, all'identificazione con Cristo stesso. Questa è opera di Dio, tutto questo è un atto di adorazione. Vado oltre. Numero 7, insegnamento della parola. Qua dice essere essi erano perseveranti nella dottrina. Il versetto primo, Timoteo 4,16, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito. Diciamo insieme nutrito. Nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. L'insegnamento della parola. Qual è? Quando insegniamo la parola, qual è il premio? È il nutrimento. Il popolo di Dio viene nutrito di fede. È il premio. Il corpo di Cristo viene edificato, fortificato, cresce, matura, andando oltre. Andando oltre in questi giorni in particolare, dove tutto ciò che ci circonda è programmato da Satana per distruggere la fede dei santi. Quanti di voi ci lavorate veramente a fortificare la vostra fede quotidianamente? E quanti di voi aspettate giovedì o domenica, o da domenica a domenica? Se abbiamo bisogno di mangiare ogni giorno, e il nostro spirito, la nostra anima, un'ora alla settimana gli basta? Non credo, fratelli. Quanti di noi vogliamo crescere? Diciamo, Signore, io voglio crescere, voglio maturare. Se vogliamo maturare, se vogliamo crescere, abbiamo bisogno della parola di Dio. Una parentesi, io sono cresciuto nelle chiese pentecostali, nato e cresciuto nelle chiese pentecostali, predicazioni straordinarie ne ho sentite appalate nella mia vita e ringrazio Dio, amen, ringraziamo Dio per questo, però è stata sempre qualcosa per risollevare la mia anima. Ma è stato fatto poco per fortificare il mio spirito. In quei tempi, probabilmente anche per la mancanza di conoscenza, Dio ci passava sopra, ma adesso non ci passa più sopra. Adesso dice, aspetta, io vi ho dato gambe, vi ho dato piedi, è tempo di camminare. Il Signore ci ha messi giù. Io mi ricordo nell'anima, Signore, tu ci prendi in braccio, ci porti. Io vorrei sapere perché il Signore ha detto dovete, due anni, per essere portati in braccio. Non credo. Io credo che il Signore ci ha dato gambe spirituali, non solo per camminare, ma per correre insieme a Lui. E il Signore dice, forza, corriamo. Andiamo. Molti ancora, vivendo dell'anima, hanno bisogno di essere portati in braccio come piccoli fanciulli. Dobbiamo essere piccoli fanciulli riguardo la fede. Ma poi il Signore ci dice di essere maturi. Paolo stesso dice, ancora vi devo dare il latte, ma quando vi posso dare una bella bistecca? Voi dovreste adesso mangiare carne, ma ancora vi devo dare latte. È come se il popolo di Dio ha difficoltà a crescere. Io veramente ci credo in questi giorni che il Signore ci farà crescere sempre di più nell'adorazione. Da quando abbiamo preso questa svolta, io sento che c'è qualcosa di diverso nell'aria. Non so se lo senti tu, ma io credo che questo è stato un assaggino stamattina. Ma io credo che noi saremo visitati da parte del Signore. Lo Spirito Santo dice, ma che stanno facendo? Quanto hai? Vediamo che sta succedendo adesso.
Alleluia. Il Signore non può rimanersene in disparte mentre il popolo di Dio, attraverso la lode e l'adorazione, stabilisce un trono per il suo figliolo. Il capo della Chiesa deve scendere. Deve scendere. E per questo abbiamo bisogno non essere più bambini sballottati a destra e a manca. Sballottati. Ogni vento di dottrina ci porta qui e ci porta lì. Sappiate pure, fratelli, che la presenza di Dio cura ogni cosa. E l'eresia non può rimanere nella presenza di Dio. Non lo può fare. Nemmeno l'indifferenza e l'apatia non può rimanere quando lo Spirito di Dio viene e si muove nella comune adunanza. Non ci può. Non ci può rimanere. Il peccato non ci può rimanere, viene esposto, si accendono i fari nella casa di Dio, e anche se nessuno lo sa e nessuno vede il tuo segreto, Dio lo vede e lo espone, è come se tu ti vedessi visto da tutti gli angeli, esposto. E Dio che è nel segreto, ti vede nel segreto e vede ogni cosa. Ma il Signore adesso ha detto, forza, mettiamo giù queste cose, esponiamo noi, venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati dal pesantezzo del vostro peccato, dalla pesantezza del vostro peccato, portatelo a me, deponetelo qui ai miei piedi, io vi perdonerò e andiamo avanti insieme, vai e non peccare più. Questo è stato il comando di Gesù, vai e non peccare più. Dobbiamo crescere nell'atto dell'adorazione, in questo atto di adorazione. È importante, importante l'insegnamento della parola, essere nutriti nella fede. Velocizzo. Numero 8, innalzamento di preghiere, versetto 46. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa. Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Versetto 42. Essi è perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Atti 4:31 dice, dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Quanti di noi abbiamo bisogno di franchezza? La preghiera fa venire la franchezza, più preghi, più franco ti senti, più libero ti senti, più invogliato si sente alla preghiera. È un atto di adorazione e Dio ti dona franchezza. Numero 9. Buone opere, versetto 44. Tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Buone opere, questo è il numero 9, buone opere. Ebrei 13:16 dice, e non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Qual è il premio delle buone opere? Il compiacimento di Dio. Dio si compiace quando fai del bene a qualcuno. Senza suonare la tua tromba, ovviamente. Se no, avrai già il tuo premio. Numero 10, versetto 45. E vendevano i poteri e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Questo vuol dire le nostre sostanze. Filippesi 4:18 dice, adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Sono ricolmo, avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odore soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Le nostre sostanze soddisfano il cuore di Dio. È un profumo ogni qualvolta che tu benedici qualcuno e in particolar modo benedici l'opera di Dio. È un profumo. Sapete che quando facciamo la raccolta, quando facciamo la raccolta, da questo luogo parte un profumo. E Dio sa esattamente chi ha dato il più
e chi ha dato il meno. Dio conosce i cuori. Io credo che ognuno è responsabile per se stesso, responsabile davanti a Dio. Se dà con il cuore, non è quanto, non è la quantità, ma basato in ciò che, con quale Dio ti ha benedetto, Dio sa, come la povera vedova, ha dato meno di tutti, ma ha dato tutto quello che aveva. E il Signore ha detto, lei ha dato più di tutti. Con le nostre sostanze. Il premio è la soddisfazione, soddisfazione di Dio. Versetto 47, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Versetto 47 dice, Ebrei 13, 15 dice, per mezzo di lui dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Sacrificio di lode, questo è un atto di adorazione. Un atto di adorazione, il sacrificio di lode. Qual è il premio? La libertà. Quanti di noi abbiamo bisogno di più, sentirci più liberi nella lode e l'adorazione? Ci sono quelli che battono le dita. Ci sono quelli che battono la mano. I pinguini. Poi ci sono coloro che saltellano, che danzano come Davide e non gli interessa chi li guarda. Si sentono liberi continuamente. Quanti noi ci sentiamo liberi nella lode e l'adorazione? Quanti noi vogliamo essere ancora più liberi? Ancora più liberi, ancora. E noi, e questa è la nostra preghiera, preghiamo insieme affinché il Signore ci dia una libertà assoluta nella lode e l'adorazione. Quindi il punto 11 è il sacrificio di lode, il premio è la libertà. L'ultimo, 12. E il versetto 47, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Efesini 5,19 dice, parlandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando Dio col vostro cuore il Signore. Colossesi 3,16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Giacomo 5,13 dice, c'è qualcuno di voi sofferente? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti inni di lode. Questo ultimo punto, questo ultimo atto di adorazione, cantare salmi, inni e cantici spirituali, tutto questo viene dal traboccamento, si dice, traboccare, quando lo Spirito Santo comincia a traboccare dalla nostra vita e quelli intorno a noi vengono edificati, toccati. È un atto di adorazione. Non pensare che è tutto per se stesso. Quanti di noi vogliamo essere così ripieni di Spirito Santo a tal punto dove non badiamo più, a noi stessi, badiamo solo a permettere allo Spirito Santo di fluire dalla nostra vita e permettere che questa coppa trabocchi, come dice il salmista Davide, la mia coppa trabocca. Viene da chi? Un adoratore. La mia coppa trabocca. Il popolo di Dio ha bisogno di essere guarito, che dite? Il popolo di Dio ha bisogno di essere toccato, guarito, liberato. Cosa li può liberare? Cosa li può guarire? La presenza di Dio. Noi faremo del tutto per crescere nella la lode e nell'adorazione e poi vedremo il Signore che toccherà vite, che saranno trasformate e cambiate senza che nessuno gli appoggi la mano, qualcuno gli imponga la mano, la presenza di Dio stesso guarirà e libererà le vite. Siamo d'accordo, fratelli? E noi, Signore, è questo che noi vogliamo, il tuo Spirito che aleggi in mezzo a noi in maniera potente, toccando vite, trasformando vite e compiendo l'opera di Gesù Cristo nella Chiesa. Alziamoci in piedi.
Alleluia. Padre meraviglioso. Alleluia. Noi diamo a te la gloria, te solo adoriamo, tu sei degno nostro Re. Alziamo le mani. Noi diamo a te la gloria, te solo adoriamo, tu sei degno nostro Re. Noi diamo a te la gloria, te solo adoriamo, tu sei degno nostro Re. Noi diamo a te Alleluia, tu sei degno nostro Re. Parole non sono sufficienti, solo cuori devoti, spronati, sospinti dallo Spirito Santo, possono emanarti il giusto profumo. Grazie Padre, perché in questo luogo ci sarà il profumo dell'adorazione. Grazie, sii tu attirato da questi cuori che ti bramano. Signore, che siamo non solo adoratori qui, ma adoratori anche alle nostre case. E ovunque ci troviamo, ci siano atti di adorazione. Noi diamo a te la lode, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio vi benedica.